Siamo tornata dalle ferie, sono risultata positiva il 29 di luglio. Diciamo, mi sono subito rivolta al percorso nascita a cui ero seguita qua a Bologna, che mi hanno appunto indicato qua l'ospedale maggiore, per cui per qualche giorno sono stata a casa, poi dopo la mia situazione andava peggiorando, allora sono venuta qua in ospedale al pronto soccorso e mi hanno insomma, diagnosticato la polmonite bilaterale, allora mi hanno ricoverato in terapia intensiva Covid, che appunto ho avuto purtroppo il dispiacere di riaprire perché è stato riaperto con me. E niente, poi la situazione insomma, è peggiorata, diciamo, è precipitata abbastanza velocemente, per cui il 9 hanno fatto nascere il bimbo. Col Diciamo che parto. la nostra grande fortuna è che io ero abbastanza avanti, nel senso che è nato a 33 settimane, per cui Col parto cesareo, mi con parto diceva. cesareo d'emergenza, perché proprio mi hanno fatto l'anestesia totale. È stata un'esperienza tosta, mettiamola così, ecco. Però vedo No, no, che è stata adesso benissimo. ci siamo ripresi bene, Il diciamo. bimbo, il piccolo Matteo. Il piccolo Matteo sta bene, è solo piccolo, però adesso crescerà. Insomma, sta crescendo bene, ecco. Però sì, diciamo che il mio pensiero costante è se mi fosse capitato 1 o 2 mesi fa. Quindi diciamo che adesso ogni volta che penso a tutte le donne in gravidanza non vaccinate, insomma, ho qualche, diciamo, pensiero in più per loro, perché se è capitato a me che fondamentalmente stavo bene, cioè era una gravidanza a basso rischio, non ho mai avuto problemi di salute, vuol dire che questo virus è veramente imprevedibile, per cui la vaccinazione secondo me è assolutamente fondamentale. Diciamo che insomma, se tornassi indietro la farei, ecco, però.